Ciao, allora, dopo una pausa di non so quante settimane, vabbè, come al solito, torno col video dei preferiti del mese, in collaborazione con Glitter Rosa, che prima era Mega Rosa, adesso ha cambiato il nickname. La saluto, un bacione, ci siamo anche incontrate. A tal proposito, volevo raccontare che siamo state agli inizi di settembre alla sede Google di Milano. C'è stato un evento per piccoli YouTubers, creator Day Italia. C'erano ospiti alcuni YouTubers famosi, tra cui Debbie Arts e Sofia Viscardi. Ho fatto le foto con loro, i due uomini non lo riconoscevo, devo dire, mi spiace, non li seguo. E quindi niente, sono stata contenta, sono pallidissima, casino, delle occhiaie meravigliose, va bene, a parte questa cosa qui. Allora, io direi, sì, dicevo, con Rosa ci siamo incontrate, appunto siamo andate insieme a questo evento e domenica questa ci incontreremo ancora nella mia città, che ci sarà un evento dedicato un po' ai fumetti, mondo fantasy, ci sarà una gara di cosplay che sono curiosissima di vedere e basta. Quindi direi di iniziare. Allora, i prodotti preferiti per la skincare, adesso non ce l'ho qua, accidenti. Mi sta piacendo molto la spugnetta della Kiko, quelle, la cognac, cognac, no, cognac no, cognac, sponge, quella tonda, no tonda, quella cupola. Mi sta piacendo, la sto usando tutti i giorni, mattina e sera, al momento senza detergenti. Solo così, fa un leggero scrub e mi lascia comunque la pelle liscissima, cioè veramente carina, costa poco, non so quanto durerà comunque. Poi lo farò vedere nel video degli acquisti dell'ultimo mese, sono rimasta un po' indietro come al solito. Skincare solo quello, capelli, no, non ho no, grosse novità. Abbigliamento. No, perché come dicevo l'altra volta sono un po' in crisi con l'abbigliamento. Scarpe nemmeno, cioè non ho preferiti questo mese. No, non è vero. Accessori, prima di parlare del make-up, accessori e orecchini in generale. Appena posso cambio orecchini, questi sono quelli che uso praticamente ogni giorno perché sono più pratici e poi è un regalo. Però gli orecchini in generale sì. E gli anelli mi piacciono quelli. Com'è che si chiamano? Non mi viene mai il nome. Quelli che vanno qua sulle falangi. Sono troppo carini. Ok, partiamo col make-up. Allora, come base, no, prima il contorno occhi, sempre questo, il Bella Sveglia di NYX Cosmetics, che ha fatto un lancio. Mi sta piacendo molto, è molto luminoso. Sì, approvato. La base per ora è sempre questa, che sto cercando di finire. Questa qui non finisce mai, ma è fantastica. Cioè, è un campioncino, sono 20 ml. Questa dell'Erbolario all'acido ialuronico, la BB Cream con SPF 15. Cioè, è fantastica. Però l'abbino a questa per schiarirla un pochettino, per darle maggiore luminosità, perché altrimenti per me è un po' scuretta. È, cioè, mi piace. Cosa devo dire? Mi piace. E niente, quindi cercherò di finirla. Poi, novità non ce ne sono. Sto continuando ad usare questa qui della Makeup Revolution, la palette, no, la Redemption Palette Iconic 3, che è la dupe della Naked 3. La sto usando non tutti i giorni, ma quasi. Cioè, anche oggi ho fatto un trucco con questa. Ho usato questo marrone qui e questo mi pare sfumato nella piega, no, nella piega sopra.
e un trucco velocissimo anche sotto, messo. Va bene, via. Un altro prodotto per gli occhi che mi sta piacendo tantissimo è lo soft eyeshadow, l'ombretto, quello, il mousse, sì, della Wycon, il numero 11, che credo sia quello più famoso. Mi sta piacendo tantissimo, molto luminoso, veramente bello, pratico, veloce da usare, bello. Matite, sempre loro due, cioè ormai, sempre queste. In realtà sto cercando un'altra matita marrone come sostituta di questa. Ho visto l'altro giorno i nuovi prodotti di H&M. Sono scappata via perché sennò era un disastro. No, poi non posso spendere tanto in questo periodo. Poi, come mascara, sto usando moltissimo questo di Catrice, il Glamour Doll Curl and Volume Mascara. Mi sta piacendo molto, molto, molto. Nerissimo, in curva, volumizza, però come ho detto l'altra volta, bisogna fare attenzione a quando lo si lavora, perché sennò crea grumi, le ciglia si attaccano, bisogna fare un po' di attenzione. Correttore, questo sempre, il Catrice Camouflage Cream, numero 020 Light Beige, che ormai siamo lì lì per terminarlo. Il blush più usato no, perché come ho detto altre volte a me piace cambiare ogni giorno, mi piace usare colori diversi, anche per comunque mandare avanti i prodotti. Però quello che sto sostituendo rispetto al solito in quello di Essence, che lo faccio vedere di solito, non è in mousse, ma è in crema. ho usato molto questo qui, infatti è tutto pasticciato, che sono, come si chiamano, i So Blush di Essence, il Cream to Powder Blush, So Blush ho detto, So Blush, quello più rosato. Sì, cioè lo sto scavando, va bene. E poi non sono i più usati, ma tra i rossetti che sto apprezzando ultimamente, a parte oggi perché non avevo voglia di andare in giro un po' troppo carica, sono i rossetti scuri. In particolare questo di Kiko, li ho usati, questo l'ho usato una sola volta, questo un paio di volte. Però fanno un bel effetto comunque i rossetti scuri. Questo è lo 06 della nuova linea, della nuova collezione, anzi la Modern Siren. Questo è Matte Muse Lipstick, lo 06 appunto, che è il più scuro, il color sangria. È bellissimo, cioè è poi dura tantissimo. Ho messo anche una foto su Instagram, è bellissimo. E poi questo che è una new entry, cioè anche qui non è una new entry, questo di più, perché l'ho preso sabato scorso a Milano, è di Wycon, finalmente l'ho comprato, il Long Lasting Liquid Lipstick nel colore lampone, numero 11. Finalmente l'ho comprato, l'ho usato ieri, è bellissimo, però non ho ancora ben capito com'è la tenuta, perché poi io sono una pasticcera, quando mangio, che vado col tovagliolo a pulire, non è che sono delicata, ma io vado lì a tirar via tutto, faccio dei pasticci assurdi. Quindi è venuto via in centro ed è rimasto solo il contorno. Lo dovrò riprovare e cercare di stare un pochettino più attenta. Diciamo che non è, sì, è un rossetto liquido, non è una tinta, però ne avevo sentito parlare molto bene, ho sentito dire che ha l'effetto di una tinta, effettivamente si opacizza, è bello, è matte, non lo so. Ok, questi sono i prodotti. Per quanto riguarda la categoria dei film, i film mi stanno piacendo tantissimo.
la serie di film, adesso viene fuori sulla mia anima vintage come al solito, la serie di film dell'Uomo Ombra. Sono arrivata al quarto, sono sei in totale, sono troppo belli, cioè io penso che ormai Nick e Nora Charles, che sono i protagonisti, siano sono diventati la mia coppia, è diventata la mia coppia preferita del cinema, cioè sono veramente fantastici. Divertenti, diciamo. E poi comunque la serie sono gialli, ma sono allo stesso tempo commedie, sono veramente bellini, lo so che molti non saranno d'accordo con me, ma io adoro questo genere di film. Poi un'altra cosa, serie TV, purtroppo sto seguendo veramente niente in questo periodo, sono rimasta indietro con Once Upon a Time. Sono no, Agents of Shield, credo uscirà a breve la terza stagione. E niente, poi ero intenzionata ad iniziare altre serie, però non, al momento non riesco, non riesco assolutamente. Musica, musica, dobbiamo dirlo che i Backstreet Boys sono sempre presenti, diciamo, si sa. E poi in questi giorni sto ascoltando i Queen, ma non solo ora, da un po' di tempo ho scoperto una passione per la musica anni 80. Sì. Libri, ah, ho iniziato finalmente a leggere Mia cugina Rachele di Daphne du Maurier, mi sta piacendo un casino, sono arrivata oltre la metà, bellissimo. Anche lì era da un po' che non prendevo in mano un romanzo. Sì, mi mancava, mi mancava. Credo basta, cibi. Cibi, no, in particolare. Tutto quello che sa di cocco. C'ho la fissa del cocco, ma da sempre, quello da sempre. E credo basta. No, poi volevo raccontare un attimo, siamo andati con Rosa, tornando al discorso iniziale, quando siamo andati a Milano, abbiamo fatto un bel giro per negozi, siamo state da Kiko, siamo state da OVS nella quale non ero mai stata, adesso non mi ricordo la via, comunque è zona Duomo, che è grandissima. E ha non solo Essence come qui da me, che sono abituata a vedere solo Essence e Shaka, ha Physician Formula, ha un sacco di marche comunque quelle da supermercato, ha la P2, PSY, no, credo. Ho fatto solo un anno di tedesco, non l'ho amato molto. Poi si sì, ha un sacco. Cioè, un sacco di roba, io sono rimasta così. Ah, che bello! Cioè, va bene. Physician Formula mi ispira. Rosa non me ne ha parlato molto bene. Però c'era tipo il correttore che volevo provare. Anche se costa un po' rispetto ai miei standard. Però mi incuriosiva. A parte questo, poi siamo state da Victoria's Secret. Non c'ero mai entrata. Comunque penso che sia abbastanza nuovo. Il posto è piccolino, però caspita, che bello, che prezzi anche. Però delle cose veramente carine. E basta. Per il resto niente di che. Non so se riesco a girare un altro video. Vi saluto, saluto Rosa. Vi mando un bacione. Tanto quando ci vedremo. No, questo video verrà caricato dopo che ci saremo incontrate di nuovo. Quindi va bene, poi ci saluterò anche di persona. E nulla, vi mando un bacione, a presto. Ciao ciao!